troppo sorde che non sentono le trombe della processione, e allora appena la strada fa il curvone loro si sbrancano nel greppo come le pecore, con la differenza che la pecora c'ha la sua bella lanina, se mi sta una notte la guazza non è niente, no? La vecchia sopra over 80, sopra gli 80, c'ha quella pelle secca, asciutta, come la carta sciugherina che assorbe la guazza, la sciuffa, la sciopa. L'ultima processione sembravano i botti di Capodanno. Tutta la San Vincenzo è diventata una Santa Barbara e via andata. Quelle vecchiette che c'avevano ancora la candela accesa l'abbiamo recuperata. A candela spenta, Dio. Minotto, va, vale a cercare. Quindi, allora, abbiamo fatto la riforma sempre col beneplacito della curia, abbiamo riformato anche il mese di maggio, che si dice il rosario, no? C'è le litanie. Allora noi le litanie insieme ai santi, così ci abbiamo messo anche gli sponsor, perché serve. Allora, cioè le vecchiette, allora noi facciamo Francesco Amadori paga per noi, Credito Romagnolo paga per noi, cioè perché abbiamo bisogno naturalmente di recuperare, quindi cerchiamo anche lì, di dove è possibile ci aggrappiamo per recuperare, perché è un problema, devo dire. Poi facciamo anche la pastorale, se ci venite a trovare una bellezza Montecucco, ma se no ci chiamate che noi funeralizziamo, sposiamo, facciamo, confessiamo, facciamo tutte le pratiche ecclesiastiche. Naturalmente bisogna stare attenti ai giovani, noi facciamo la missione pastorale, però devo dire, a Montecucco ci abbiamo gli anziani che sono una roba tremenda, perché loro stanno quelle 4-5 ore davanti alla televisione, dopo diventano inforniti, non capiscono più niente. Perché adesso non so, la televisione fa vedere la ginnastica, c'è uno da noi di 82 anni che va in giro a fare il futi, che corre su per i greppi, poi è tremendo, roba che gli viene un schioppone. Ha detto: padre, alla mia età io corro ancora dietro alle donne. Ho detto: beh, buon segno, segno di salute. Ma dopo non mi ricordo più il perché, amo loro, ci vuole. Cioè, non è che basti il fisico, Gio, ci vuole anche la testa, un po' di testa ci vuole, che Dio ce l'ha data apposta. No, anche i giovani non sono mica meglio. Da me una ragazza, no, anzitutto fateci un applauso alle cantanti, alla presentatrice, dov'è? Vieni fuori, dai, la presentatrice, va, nessuno. Che te devi venire a leggere la lettura, Montecucco, come ti chiami te? Cecilia. È un bel applauso, ascolta. No, abbiamo bisogno di giovani, anche se c'è la vocazione da suora. Abbiamo le celle matrimoniali noi, che cercano di implementare. Grazie Cecilia! Dicevo che anche le giovani, te non si può dire l'età, ma una ragazza su per giù come lei è venuta da noi, perché noi facciamo anche la consulenza matrimoniale, prematrimoniale, postmatrimoniale, divorzista, quello che serve. Allora ci ha detto, dice, è vero padre che bisogna stare attenti, che si può anche rimanere incinta anche solo sedersi sulla ciambella di un bagno pubblico. Ho detto, sì, poverina, soprattutto se quello che c'era prima non si è ancora alzato. Te lo devi dire, non ci arrivano. Da sole non ci arriva, capito? I giovani, i bambini, a me è venuto un bambino, lo dico sempre, servire la messa che c'era un matrimonio, lui mi ha detto, dice, padre, come mai che la sposa è sempre vestita di bianco? Ho detto, perché il bianco è il colore della gioia. E lui subito, così, zac, ho capito perché la sposa è vestita di nero, capito? Ha battezzato subito, sono svelti come la polvere. Quindi, se volete venire, ci venite a trovare a Montecucco, vedete tutte queste bellezze. Poi adesso io dico sempre, abbiamo riaperto la campagna pacifista, perché c'è ancora la guerra là, che bombardano, tutto l'ISIS ancora, non si finisce più. Allora, noi abbiamo detto, quando fai una guerra, vabbè, devi guardare anche il punto debole dell'avversario, che c'è con i marocchini, che cosa, che loro, il loro punto debole,
Lo sappiamo, insomma, noi in Romagna, che c'è la cosa che loro non allevano, non coltivano, non mangiano, che è il maiale, che noi ne abbiamo stufo, se volessimo. Allora noi abbiamo detto, quando fai una guerra, invece di buttare le bombe, che non è che fa sempre piacere che arrivi una bomba in casa, è anche un po' inaspettata. Ecco, allora, facciamo un bombardamento suinifero. Te prendi quei jumbo jet e ci staranno 3-4 mila maiali, se li carichi bene. Chiudi il portellone, fai un volo di 10 ore sopra i paesi marocchini che c'è l'ISIS, c'è l'ira di Dio. Te apri il portellone, un fiet pour sil che non si sta, il maiale stesso si butta fuori. Allora, il maiale casca proprio a fagiolo lì, eh? Che poi non si fa neanche male, c'è bisogno del paracadute, niente, c'ha il suo bel coticone, se al massimo rimbalza, se prende il sacco di roccia, dà la botta secca, pum, e va tutti in ciccioli. Che loro trovano il cicciolo già pronto per terra, voi direte, loro non lo mangiano, amo, attenzione. Qui subentra la malizia del romagnolo. Allora, noi siamo capaci di vendere tutto. Abbiamo fatto gli allevamenti dei tedeschi sulla spiaggia, che voglia te. Comunque, allora, te nel maiale, loro è da Maometto che è un pezzo, sarà mille anni, più di mille anni, che loro il maiale non lo toccano, non lo allevano, non lo conoscono più, no? Allora, nel frattempo il maiale sarà anche cambiato. Te gli metti nel cudrone di dietro l'autoadesivo, pom, pollo amatore. Cosa ne c'è? In mille anni questo qui ha perso le penne, ha buttato giù 4 stampetti, si è evoluto. Loro mangiano tranquilli. Così, noi cosa facciamo? Vinciamo la guerra e vinciamo la fame nel mondo. Prendiamo due piccioni con un maiale, bravo, la fame non l'abbiamo buttata. Quindi, ecco, se volete sostenere la campagna pacifista, fate il vaglia a Montecucco, appunto, che è qui, che vedendo questo vaglia di donarvi venga voglia. Poi abbiamo i vaglia di tutti i generi, io dico sempre, per esempio c'è il vaglia degli atei, ecco, questo è sempre valido. Gli atei sono quelli che non credono, no? Ma la religione non fa differenze, arriva a tutti. Infatti dice, ateo, se non credi nei preti, dai ai frati, vedete, non è che ecco, facciamo le differenze. Poi c'è anche il vaglia testamentario, e dici, così non litigano gli eredi, dice, anziano, fai un dispetto ai tuoi parenti, lascia tutto i nostri conventi. No, è importante saperlo. Quindi, se volete dare, venite su a Montecucco, noi facciamo, e voglio le conferenze, gli incontri, le assemblee, ci abbiamo di tutto a Montecucco. Io lo dico sempre, se venite a vedere, noi abbiamo ancora la primissima copia della Bibbia di Montecucco. Ce la invidia il mondo. La famosa Bibbia che racconta la Genesi, solo l'inizio è meraviglioso, eh? Perché la Genesi è stata qui in Romagna, è stato creato il mondo. In principio le bietole crescevano vicino agli spinaci da fare il compenso dei capelletti. Era proprio il paradiso terrestre. Le canne crescevano vicino alle discoteche, che loro sapevano già la zona. Le pere cascavano sul formaggio e le mucche facevano lo scoperone sulla rucola. Era, dico sì, questo è da sapere a memoria, è l'Eden, il giardino terrestre. E lì fu creato Adamo, che era il primo uomo, no? Io e i bambini del catechismo ho detto, chi è il primo uomo? Uno mi ha detto, Giulio Cesare. Ma come Giulio Cesare? Adamo. Lui mi ha risposto, ah, ma se contiamo anche gli extracomunitari, oh. No, non c'entra. E Adamo era un vitellone romagnolo. Il Signore ha preso un pugno di terra, impastato la terra con l'acqua, ha creato l'uomo, maschio e vitellone. Perché l'uomo non stesse da solo, ha preso un altro pugno di terra. Ha impastato la terra con l'acqua, ha fatto la pasta, ha smolgato la pasta nel cappuccino e ha creato il bar. E da allora l'uomo tende verso il bar. Solo che a forza di bar non ne poteva più, allora
come dice l'antica scrittura, dice, fatto cadere l'uomo in un sonno profondo nel dopo pranzo, detto dall'ebraico abioc, è una parola. E mentre l'uomo era bioccato, ci ha insteccato una mano tra le costicce e la coradella e ha tirato fuori il portafoglio. E qui, e appena tirato fuori e mostrato il portafoglio, pam, è arrivata la donna. Neanche il Padre Eterno riesce. È un mistero, eh? È un'attrazione atomica. Ho detto, Signore, perché l'hai fatto così bella? Signore risponde, perché tu ti potessi innamorare di lei. Adamo ha passato con la donna un giorno e una notte. La notte è andata bene, il giorno ha litigato tutto il giorno. Allora Adamo è tornato al Signore e ha detto, Signore, perché l'hai fatto così stupida? E il Signore risponde, perché lei si potesse innamorare di te, patacca. E così, capite, perché sono fatti uno per l'altro, capite? Quindi mi raccomando, venite a trovarci a Montecucco, noi vi aspettiamo, e la domenica prossima, quando volete, venite a trovarci, fate le feste, i compleanni, i 50 anni, c'è qualcuno che ha fatto i 50 anni di matrimonio qua? Zero? Sì, cioè, non va su più neanche la mano, ormai siamo alla fine, no, c'è qualcuno, 30 anni, 40 anni. Adesso per far 50 anni di matrimonio non ci vuole una coppia, ci vuole una cooperativa, ce ne sono 7-8 di coppie, una da sola non ci arriva. Da noi ha fatto la festa, lui ha detto, per stare 50 anni con la stessa donna bisogna usare proprio l'intelligenza, la donna non bisogna mai contraddirla, basta aspettare, lo farà da sola, quindi non incaronitevi, lasciate correre. E la domenica, mi raccomando, venite a trovarci a Montecucco. E la domenica, invece di turista, fai da te turista, avanti fre, pace bene, avanti con concerto, vai con musica, e grazie. Prego. Cosa devi presentare adesso? Devi presentare tu? No, vai. Come cattivo non faceva paura nemmeno ai bambini. Era semplicemente un sognatore che voleva portare nella musica italiana l'ebbrezza scanzonata del jazz. Di Fred Buscaglione, Fabrizio canta Buonasera, signorina. Buonasera, signorina!